più. Ciao Sara, oggi quindi tu dove mi porti? Ciao Mirko, buongiorno. Oggi siamo sulla strada per San Gimignano, patria della vernaccia. A pochi chilometri da questo incantevole borgo medievale c'è la frazione di Pancole, dove ci aspetta la famiglia Cesani. La famiglia Cesani è un'azienda storica del territorio, è punto di riferimento della viticoltura locale. Sarà bellissimo incontrarla. La famiglia Cesani arriva qui a San Gimignano nel primo dopoguerra. Dopo un primo periodo dedicato all'agricoltura di sussistenza, Vincenzo, figlio di Guido e Annunziata, inizia la produzione di vino e olio di alta qualità. L'attività continua ancora oggi grazie alla passione e alla competenza delle figlie Letizia e Maria Luisa, che affiancano il papà Vincenzo nella gestione aziendale. Ciao Letizia! Benvenuto! Andiamo subito in vigna! Subito! A corsa! Ecco, voi siete biologici da sempre? Sì, in pratica abbiamo formalizzato con la certificazione quello che facciamo da sempre, perché siamo in una zona boccata dove è molto semplice la scelta biologica. Noi abbiamo 26 ettari in totale e la vernaccia rappresenta circa il 60% della produzione. Ogni singolo vigneto ha delle caratteristiche molto diverse. E qui nelle Martelline abbiamo un vigneto a cordone alto, a doppia posta, che ha anche vernaccia e che è per noi l'ultima vernaccia che raccogliamo in ogni vendemmia, perché è in un areale molto particolare, circondato da boschi, freschissimo. La vendemmia qui è ovviamente manuale, in maniera da poter selezionare meglio i nostri grappoli. Qui abbiamo uno splendido grappolo di vernaccia, vitigno per eccellenza di San Gimignano. È una varietà medio-tardiva, è un'uva che ha una buccia abbastanza fragile, quindi è molto importante la tempestività della raccolta e ovviamente la sanità dei grappoli, per cercare di fare sempre dei prodotti di qualità. Solo chi conosce bene le proprie uve sa come vinificarle al meglio. Da decenni la famiglia Cesani coltiva i propri terreni secondo i dettami dell'agricoltura biologica, ricorrendo solo a prodotti naturali quando necessario, conservando l'ecosistema in cui vive e lavora e proteggendo la sua biodiversità. Con Milko e Letizia ci spostiamo nella cantina aziendale, dove andiamo a conoscere diversi metodi di vinificazione delle uve bianche e di quelle rosse. Siamo nella parte dei legni, qui affini i tuoi rossi? E quello che abbiamo è tutto rovere francese in vari formati, o botte grande o barrique. Accolgono per un anno o più il nostro ciliegiolo e i nostri sangiovesi. E la vernaccia fa acciaio e cemento? Esattamente, la vernaccia dopo la fermentazione alcolica fa un lungo affinamento sulle fecce fini
e se è la riserva la fa in cemento, altrimenti tutte le altre versioni la fanno in acciaio. Hai scelto il rovere francese? È il materiale che maggiormente riesce a far esprimere i nostri sangiovesi e il nostro ciliegiolo in maniera più naturale. Non è mai troppo coprente, noi usiamo delle tostature molto basse e quindi crediamo che siano, diciamo, il materiale più complementare alle caratteristiche dei nostri vini. La vecchia cantina familiare e le strutture adiacenti sono adibite all'accoglienza. Qui gli ospiti hanno la possibilità di conoscere ed apprezzare appieno il fascino della vita in campagna. La struttura agrituristica è composta da piccole camere ed appartamenti ristrutturati, semplici, essenziali ma accoglienti. Qui la famiglia Cesani ti farà sentire come a casa tua. Maria Luisa, avete 8 referenze, me le presenti? Cominciamo ovviamente dalla vernaccia di San Gimignano Annata, la versione più semplice della nostra vernaccia, un vino molto fresco, fruttato. Proseguiamo invece con la nostra vernaccia Clamis, che è un cru di uve di vernaccia, quindi un vino molto sapido, dove si può veramente degustare il mare che ricopriva queste terre milioni di anni fa. Proseguiamo invece con il nostro rosato, un rosato per chi non ama i rosati, fatto a base di uve sangiovese, quindi un rosato secco da pasto. Con i rossi cominciamo con il nostro Chianti, qui siamo nella zona del Colli Senesi, un Chianti molto tradizionale, ottimo per i pasti quotidiani nelle nostre famiglie. Proseguiamo poi con il nostro Cerisé, un vino molto particolare, 100% uve ciliegiolo, vino di grande personalità e di contrasti, con questa marasca intensa sia al naso che in bocca e con una speziatura molto dolce nel finale. Per proseguire abbiamo il nostro Luenzo, il vino aziendale più conosciuto a base del nostro miglior Sangiovese, vino che fa un passaggio in barrique per circa un anno e mezzo, quindi di grande corpo e di grande struttura e molto longevo. C'è Lori, che è la nuova denominazione di San Gimignano Rosso DOC, a base 100% Merlot. Un Merlot un po' insolito che parla veramente toscano. Senti, concludiamo con la vostra regina, la riserva di vernaccia. Una riserva molto particolare perché non fa invecchiamento in legno. Il profumo di questa vernaccia è indescrivibile, come dire. È qualcosa di assolutamente rotondo ma nello stesso tempo fruttato. Si apprezzano subito i profumi più maturi della frutta, insieme a dei sentori minerali davvero, davvero entusiasmanti, perché qui il terreno, come giustamente hai ricordato tu, è ricco di minerali. È ricchissimo di questi conchiglie fossili risalenti al Pliocene e che si sentono totalmente in naso e alla bocca di questo vino. Assolutamente, lo hai abbinato a un tono del Chianti. Sì, una ricetta molto particolare, tipica proprio qui della nostra Toscana, perché in realtà la nostra riserva è un vino molto versatile, che si abbina molto bene a pesce ma anche a carni di una certa struttura. Velocemente la ricetta, l'arista del maiale. Cotto con il vino e erbe aromatiche per lunghissimo tempo. Poi viene confezionato in piccoli barattoli ricoperti con olio extravergine, ovviamente sempre di nostra produzione, e bacche di ginepro. Un abbinamento fantastico.
Da sempre qui la natura scandisce i tempi delle lavorazioni, della vendemmia e dell'uscita sul mercato delle bottiglie. Rispettare i tempi per la famiglia Cesani significa anteporre l'amore per la natura alle mere logiche di mercato. Una bellissima esperienza della famiglia Cesani. Sì, Milko, hai ragione. È estremamente interessante conoscere l'approccio di un'azienda e di una famiglia come loro, prima di tutto, anche perché poi ritrovi nel calice la loro filosofia produttiva. Ma senti, torneremo presto a San Gimignano, a un luogo dal grande fascino storico e artistico, dove insistono produttori che mettono al centro sempre la qualità.